da 120 anni è il lucano più conosciuto, un marchio inconfondibile, un prodotto legato in modo indissolubile alla Basilicata. È l'Amaro Lucano, nato a Pisticci nel lontano 1894 grazie alla vena del cavalier Pasquale Vena. Mio nonno era un pasticciere, lui ha frequentato la scuola di Kafrisch presso Napoli. Quando è tornato qui a Pisticci, i suoi fratelli tutti quanti sono partiti per gli Stati Uniti, mentre invece lui ha preferito rimanere qui nella sua terra d'origine. È tornato qui e nel laboratorio della sua pasticceria ha cominciato, come facevano all'epoca tutti i pasticcieri, a creare tutta una serie di prodotti, di cui ancora io conservo le etichette, e tra questi prodotti quello che ha avuto più successo, che si è rivelato poi nel corso degli anni, è stata l'Amaro Lucano. Quindi è tutto nato nel laboratorio di una pasticceria. Da allora la famiglia Vena ha custodito per 4 generazioni il segreto di questo mix di infusi di 36 erbe differenti, alcune raccolte nella zona, ora come un secolo fa, altre provenienti da luoghi lontani, anche da altri continenti. Assenzio, la radice della genziana, l'aloe del capo, le scorze di arancio dolce, i semi dell'angelica e le infiorescenze del sambuco. Questi e altri ingredienti sono sempre gli stessi, così come la formula è sempre la stessa, anche se negli anni la produzione ha assunto carattere industriale. Continuiamo ad utilizzare le 36 erbe che vengono ritirate da tutto il mondo e poi le lavoriamo all'interno del nostro laboratorio. Vengono prima tritate, triturate, assemblate e poi c'è un processo di lavorazione che dura almeno 40 giorni per la preparazione degli infusi. Poi questi infusi vengono tenuti per un certo periodo a decantare, poi vengono assemblati e poi si procede con l'alcol e lo zucchero e deve stare almeno in infusione per 6 mesi. Dopo 6 mesi l'amaro passa alla produzione per poi essere imbottigliato con l'aggiunta di quel tocco che solo mio marito conosce. Alcune parti di questo segreto è conosciuto dai nostri chimici. L'unica parte, una parte molto, molto segreta, la conosco solo io, che è stata tramandata da mio padre, che io tramanderò poi ai miei figli. Ci dica la verità, suo padre le ha già confidato il segreto dell'amaro lucano? La verità è no. Io spero che prima o poi me lo dica, altrimenti non so più che fare dopo. Amaro lucano è sinonimo di famiglia Vena, anche se negli anni... Abbiamo avuto nel tempo tante richieste nel corso degli anni di tantissime aziende che hanno voluto mettersi in contatto con noi o acquistarci oppure distribuirci, però l'azienda e la famiglia ha deciso sempre di camminare con le proprie gambe. Dalla pasticceria del cavalier Pasquale, l'amaro ne ha fatta di strada, grazie in primo luogo ai suoi corregionali che con orgoglio hanno contribuito a diffondere il liquore con il nome della loro terra. Il primo marketing dell'amaro lucano nell'Italia e nel mondo lo hanno fatto proprio i lucani. Sicuramente sì, sicuramente sono stati loro a rendere grande questa azienda e lo continuano ancora a fare. Se i primi ambasciatori dell'amaro sono stati i lucani, l'azienda negli anni ha conquistato altre fette di mercato grazie ad azzeccate campagne pubblicitarie, diventate veri e propri tormentoni. Ecco il perché questa azienda è così famosa, ecco perché questa azienda è così riconosciuta. La nostra frase che da sempre ci accompagna, cosa vuoi di più dalla vita, è ormai entrata nel linguaggio comune e il 90% delle persone a cui si chiede cosa vuoi di più dalla vita rispondono un lucano. E così oggi è possibile trovare un lucano in 13 paesi del mondo. Nel primo posto c'è la Germania, che è il mercato più importante al mondo per gli amari, poi naturalmente Stati Uniti, Canada e abbiamo iniziato un progetto importante in Sud America, in Brasile.
La sede commerciale è a Milano, ma punto di partenza verso il mondo è sempre la Basilicata. Depositi di materie prime, laboratori, produzione e imbottigliamento, l'amaro e i numerosi altri liquori realizzati dall'azienda vengono prodotti a pisticci, come 120 anni fa. Lo stabilimento impiega una ventina di persone in produzione, divise nelle varie reparti di cui vedete l'imbottigliamento, oppure nella produzione proprio dell'amaro vero e proprio. Mediamente al giorno si producono intorno alle 20, 25, 30 mila bottiglie a seconda del formato. Nell'anno in media variamo tra intorno ai 2 milioni e mezzo, 3 milioni di bottiglie. C'è un po' di orgoglio nel creare questo che è un prodotto legato alla nostra regione? Ma certamente, non solo, anche di più. Siamo conosciuti in tutto il mondo grazie all'amaro lucano. La lucanità si ritrova anche nell'etichetta, da oltre 100 anni è sempre la stessa e i simboli sulla bottiglia, in pochi lo sanno, hanno significati ben precisi. E la donna rappresenta la contadina, la signora di tanti anni fa che lavorava nei campi e che appunto quando raggiungeva la maggiore età indossava questo costume così particolare per il suo ingresso nella società e avvenivano dei festeggiamenti e utilizzavano appunto il nostro prodotto che veniva utilizzato in un momento di gioia e di serenità. 100 anni fa, più di 100 anni fa, questo amaro è stato anche un amaro reale. Ah sì, perché è stato offerto a Casa Savoia e quindi è entrato nei pranzi e nelle cene dei reali e per questo motivo poi chi ci ha preceduto appunto ha pensato di inserire sull'etichetta alcune medaglie che rappresentano Casa Savoia. Dalla Real Casa al mondo, un viaggio nel gusto della gente a cavallo di 3 secoli e quelli dell'amaro lucano non vogliono fermarsi, progettano altre campagne di marketing legate ai mondiali di calcio, una festa per i 120 anni di storia e altre iniziative per diffondere in altri stati un marchio inconfondibile, da sempre associato alla Basilicata.